Ciao a tutti, oggi prepariamo la pigna pasquale, un dolce tipico del Lazio e anche nella provincia di Frosinone e in alcune zone arriva anche nel napoletano per quello che conosco io. Cominciamo al fare un preimpasto con 15 g di lievito di birra fresco e 200 ml di acqua. Facciamo sciogliere tutto per bene. È una preparazione che porta via un pochino di tempo, però ne vale davvero la pena, anche perché viene fuori una bella pizza di Pasqua alta e molto morbida. Adesso cominciamo ad aggiungere la farina. Qui verrà fuori un impasto denso, non una cosa lavorabile a mano, eh. E poi dovrà riposare comunque un po' e ovviamente se avete fretta dovete mettere un pochino di lievito in più, però per quanto riguarda la farina vi consiglierei di utilizzare una farina almeno di una potenza di 250-280 W, una farina zero. Se volete potete anche fare un po' di farina zero, un po' di manitoba, insomma vi potete regolare in questo senso. Vedete? Viene fuori un impasto molle e molto appiccicoso ovviamente. Una volta lavorato per bene come sto facendo io, lo coprite con la carta, con la pellicola da cucina e lo lasciate riposare per 2 ore, ma ci potrebbero volere anche di più. E dovrà ovviamente almeno raddoppiare, quindi ci vediamo alla prossima preparazione. L'impasto lievitato è diventato appunto il doppio. Adesso andremo a creare il secondo impasto dove aggiungeremo anche questo. Andiamo a creare il secondo impasto inserendo 2 uova grandi oppure 2 piccoline, 3 piccoline, scusate. Poi aggiungiamo la buccia di limone grattugiata, di mezzo limone. Dopodiché inseriremo lo zucchero, ne andranno 200 grammi. Aggiungiamo ancora 60 ml di olio di semi di girasole oppure di mais. E intanto mescoliamo questi ingredienti. Aggiungiamo mezzo cucchiaio di semi di anice, io uso quello frullato oppure lo frullo io perché non mi piacciono i semini, e dopodiché mettiamo un cucchiaino di cannella, ci regoliamo più o meno a occhio, ecco qui. Poi aggiungiamo 40 ml di rum, ecco qua, e cominciamo a mettere la farina, giusto una parte per poter mescolare questi altri ingredienti. Dopodiché andremo ad aggiungere anche l'impasto lievitato. Aggiungiamo l'impasto lievitato, il preimpasto che abbiamo creato qualche ora fa. Continuiamo ad aggiungere la farina per un totale circa di 500 grammi, ma comunque ci renderemo conto alla fine perché se le uova saranno troppo piccole o troppo grandi, l'impasto richiederà di più o meno farina. Quindi, insomma, al di là di tutto il liquido che andremo ad inserire, così ci dovremo regolare per la farina, quindi potrà esserci uno scarto di 10, 20, 30 grammi in più o in meno. Adesso andremo a mescolare gli altri ingredienti. Continuiamo a mescolare l'impasto con il gancio a foglia, dopodiché alla fine aggiungeremo quello, il gancio a uncino. Ora vado a togliere il gancio a foglia e metto il gancio per incortare l'impasto.
e continuiamo la lavorazione fino al completamento e poi lo andremo a trasferire in una ciotola capiente per la lievitazione. Ho trasferito l'impasto in una ciotola capiente, mettendo un pochino, un filo proprio di farina sulla base. E adesso, se vorrete perdere un pochino più di tempo, volendo potete ogni 30, 20, 30 minuti prendere l'impasto in questo modo e fare una specie di pieghe, diciamo, e lasciarlo di nuovo poi 20-30 minuti e muoverlo di nuovo come vi ho fatto vedere. In questo modo aiuterà a far venire una lievitazione ancora più bella, diciamo. E comunque adesso dovremo farlo lievitare per diverse ore fino al raddoppio. Dopodiché lo andremo a trasferire in uno stampo apposito. A dopo. L'impasto ho lievitato, è diventato bello cicciotto. Ecco qua. Adesso lo andrò a muovere un pochino con le mani a ricreare una palla. Se volete lo potete trasferire sul piano di lavoro, ma io adesso è sera e si è fatto un po' tardi, quindi vado un po' di corsa. Ecco qua. Quando parlavo di fare queste pieghe che sto facendo adesso, intendevo comunque farle per 2 o 3 volte consecutive, non so se prima ve l'ho detto, e ogni 20-30 minuti, non di più. Eccola. Ho creato una bella palla omogenea. Adesso andrò a trasferire in una teglia da 26 cm di diametro con i bordi alti. Eccola qui. La schiacciamo un po' così che si va a lievitare in modo uniforme. Poi durante la lievitazione, se vediamo che diventa molto grande, eventualmente possiamo mettere un pochino di carta forno intorno per alzare i bordi, così che non fuoriesca poi durante la cottura e quant'altro. E adesso andrà in lievitazione per almeno 24 ore. Il nostro dolce ha lievitato e io non sono arrivata in tempo durante la lievitazione a mettere un po' di carta forno sui bordi per alzare appunto l'altezza della teglia, però comunque per fortuna non succederanno guai. È diventata molto cicciotta. Adesso l'andrò a mettere in forno e la cuocerò, quindi ci vediamo a cottura terminata. La pigna pasquale è pronta, si è cotta. Guardate, è morbidissima. Adesso devo aspettare che finisca di raffreddarsi, dopodiché preparerò la glassa per coprire la superficie con mezzo albume d'uovo e 90 g di zucchero a velo, ma comunque il zucchero a velo va anche in base alla densità, quindi ci dobbiamo regolare un pochino anche ad occhio, deve diventare una pastella molto densa, ma non che coli troppo. A dopo. Ho glassato la mia pigna pasquale e adesso andremo a mettere anche le godette di zucchero colorate e poi aspetteremo che la glassa si solidificherà. Ecco qui. In questo modo. E la nostra pigna è pronta. Adesso ovviamente il tempo di asciugarsi, perché almeno un paio d'ore ci vorranno, poi dipende anche se abbiamo un luogo fresco dove lasciarla asciugare, farà un pochino prima. La nostra pigna pasquale è pronta. Per la ricetta completa vi aspetto sul mio blog, lo scrigno del buon gusto. Alla prossima ricetta.